Ci siamo, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti alla quarta edizione del concorso musicale Viola, qui a Dozieri. Io vorrei proprio un secondo le luci sul pubblico per far notare una cosa molto carina. Tutti o quasi tutti, quantomeno quelli facenti parte dell'organizzazione, hanno qualcosa di rosso addosso. Vedete, anche il presentatore ha qualcosa di rosso proprio a dare il significato, un simbolo a questa serata e al tema che tratteremo in questa serata, che è la violenza di genere. La violenza sulle donne che viene perpetrata giornalmente, come tutti di noi sappiamo, o quasi, stasera ne parleremo, e domani è proprio la giornata nazionale contro la violenza di genere. Quindi un applauso soprattutto alle donne in sala. Allora, un concorso molto importante, perché al di là di quello che sentiremo e apprezzeremo a livello musicale, si parlerà appunto di questo tema, e ne parliamo attraverso la musica, che è chiaramente, come tutti sanno, un veicolo privilegiato per mandare dei comunicati, dei segnali, degli allarmi, anche delle riflessioni per accenderle. Con la musica è facilissimo, è molto più congeniale molte volte che con le parole, ed ecco perché gli organizzatori hanno deciso di farlo in questo modo, proprio con un concorso musicale. Allora citerei proprio gli organizzatori, che sono, applauso su tutti, che sono Servizi del Centro per la Famiglia Lare, Spazio Donna e App Giovani di Ozieri, e del Plus Distretto Sanitario di Ozieri, gestito dal Consorzio Network Etico di Ozieri. Ovviamente io chiamerei quindi a rappresentare questi centri per la famiglia la dottoressa Elena Biondi. Mentre sale, io direi che l'applauso può continuare, perché questa serata, così hanno scelto gli organizzatori, è interamente dedicata a Romina Meloni, che, come tutti sanno, ha comunque radicato qua a Dozieri la sua provenienza, ecco. Allora, cominciamo a parlare, se vuoi, due cenni anche su Romina, ma soprattutto del significato di questa giornata. Sì, siamo arrivati alla quarta edizione di questo concorso musicale proprio perché, come diceva Stefano, riteniamo che la musica sia un canale privilegiato. Privilegiato perché la musica è trasversale. Tutti noi ascoltiamo musica in qualsiasi momento della nostra giornata, ed è anche un canale comunicativo proprio, come dire, d'elezione per comunicare le nostre emozioni, i nostri stati d'animo e per condividerli. Per questo abbiamo deciso di parlare di violenza di genere attraverso la musica. Tra l'altro, la Sardegna purtroppo è tra le 5 regioni che registrano un tasso superiore alla media nazionale, proprio per il numero di chiamate che arrivano al numero, appunto, al numero istituito dal Ministero delle Pari Opportunità. Tra diciamo, le tipologie di violenza più, come dire, denunciate, maggiormente denunciate, c'è quella dopo la fisica, ma per pochi numeri, c'è la violenza psicologica. Per quanto riguarda, certo, è dedicato a Romina Meloni, una nostra concittadina, appunto, che è stata vittima di femminicidio a marzo di quest'anno, a cui appunto noi intendiamo, a lei e ai suoi familiari, dedicare questo concorso musicale. E il vostro applauso, anche perché ricordiamo, ultimi dati Istat, gli omicidi, femminicidi, sono oltre 140 soltanto nell'ultimo anno. Ah, grazie Elena. Anche perché è vero, tutti noi, anche se non lo sappiamo, siamo condizionati da quello che viviamo e sentiamo tutti i giorni, quindi anche condizionati dalla musica, le mode del momento, e quindi anche se la musica parla anche di questi temi invece di tenerli nascosti, probabilmente anche la musica davvero può incidere per far emergere questo problema. Quindi davvero qualche chiamata in più può arrivare perché se ne parla anche con la musica. In ogni caso è un piccolo tassello che va unito agli altri, quindi è giusto che ci sia. Adesso però passiamo ai sorrisi, parliamo del concorso, quindi un grande applauso per i cantanti che adesso vi sto per presentare, Bende e Sì.
singoli e solisti in gara, ma soprattutto per la giuria di grande prestigio formata da docenti del conservatorio che li giudicherà. Quindi è un concorso molto serio anche da questo punto di vista. E allora andrei a citare subito il presidente di questa prestigiosa giuria, Ugo Spanu, organo e canto gregoriano, attuale direttore della Scuola Sovracomunale di Musica Monte Acuto, docente del Conservatorio di Cagliari Ignazio Perra, dallo scrittore esperto di lingua Cristiano Becciu, dal soprano e docente di canto Maria Teresa Pasta, e poi ancora Gianfranco Magia, già responsabile amministrativo del quotidiano La Nuova Sardegna, e poi componente di band, giurie di premi musicali e letterari e ideatore del metodo didattico pentagrammando Antonio Deiara. Su tutto io vorrei l'applauso speciale di uno dei componenti della giuria esterno che davvero supervisionerà il loro lavoro, che è Piero Marras, che avremo il piacere forse dopo di sentire, e quindi avete capito che si sta parlando di un'organizzazione di componenti di giuria davvero di grande prestigio. Quindi a questo punto io direi di fare un altro applauso alla testimonial importantissima, lo scoprirete dopo il perché, ovvero la cantante e non solo, poi ne scopriremo tante, Claudia Aru. Un grosso applauso, perché lei molta parte della sua attività la dedica proprio a questo tema, quindi è la persona ideale per parlare e cantare in questo concorso. Allora, a questo punto io vorrei cominciare con il concorso. Ci saranno due sezioni in gara: pezzi editi, brani editi e brani inediti. Quest'anno si è scelto di aggiungere una parte molto importante che mancava effettivamente in questo concorso, e partendo da Uzieri, come poteva essere il contrario, ovvero la sezione sarda, lingua sarda, che quindi parte da quest'anno inserita in questo concorso. Ci saranno solisti e band che verranno giudicate man mano che loro si esibiranno. La giuria poi si ritirerà ed esprimerà il verdetto. Ci sarà un premio in denaro e per il vincitore anche la realizzazione di un videoclip, così come è stato l'anno scorso e negli anni precedenti. Quindi io direi di cominciare ufficialmente con il concorso presentando il primo cantautore solista in gara, Andrea Andrillo. Andrea Andrillo è una grande scoperta. Lui è debuttante in teoria dall'anno scorso, dal 2018, perché si è uscito col primo disco, ma sì, nell'ambiente ovviamente da anni. E tu ti definisci un cantautore anomalo, così come anomalo il brano che hai scritto per il concorso. Hai letto le interviste, hai letto. Beh, anomalo perché sì, vabbè, sono debuttante, abbastanza vetusto, quindi già sei in una categoria di riserva, ma perché quello che faccio lo faccio soprattutto per la comunicazione, mi interessa incontrare le persone. E infatti io ritengo che essere qui stasera non sia tanto i premi, le cose, è bello che noi siamo tutti qua per questa testimonianza, per essere qua solidali e per dire che effettivamente una società diversa comincia dalle nostre case, esattamente dalle nostre teste, dalle nostre mani. Andrea Andrillo col brano Irene. Non è così importante, si fanno congetture per poi non dire niente. Quando parla la gente, quando parla la gente, quando parla la gente. Thank you.
Chissà se quando ridi ondeggi come fiori, chissà se il tuo profumo lo neghi ai tuoi amori, e se in fondo a quegli occhi che dicono di cielo davvero scorre un fiume, dove anneghi i dolori. Ma io nei tuoi silenzi non trovo una risposta, e sfuggi come i giorni, arrivo e un'altra la partenza, e il saggio al mondo cerca soltanto la sua essenza, qualcosa che riveli, che spieghi l'esperienza, perché se tutto cambia, eterna è la tua assenza. Non importa, pare non sia importante, si fanno congetture per poi non dire niente. Quando parla la gente, tendo le braccia, ma poi non stringo niente. Andrea Andrillo, ve l'avevo detto che era una grande scoperta, ce lo ha confermato anche stasera, una bella voce, dei bei testi, un bel modo di suonare e di esprimere il cantautorato che piano piano, purtroppo, sento sta un po' scivolando verso temi più semplici, ed è bello appunto questo concorso di stasera, perché di nuovo torniamo a quel cantautorato importante, ed ecco perché è stato così voluta la presenza di Piero Marras, per tornare a parlare di qualcosa di importante anche nelle canzoni. Belle le canzoni, anche frivole, ok, piacciono a tutti, però il cantautorato serve anche a parlare di temi importanti. Il secondo gruppo questa volta in gara, gli Impavdi. Degli Impavdi, effettivamente io avevo inizialmente sbagliato, nella mia scaletta avevo scritto gli Impavidi, e invece no, è proprio gli Impavdi. E quindi la prima domanda è questa: il perché di questo nome? La verità è stato un errore scrivendolo nel gruppo WhatsApp con gli amici, e quindi rimasto tale. Allora, scherzi a parte, voi siete sul campo da tanti anni, io conosco molti di voi, li ho visti in varie band. Perché partecipare a questo concorso? Solitamente chi fa musica da tanto tempo sfugge un po' ai concorsi musicali. Più che altro è stato un richiamo che abbiamo sentito l'anno scorso, e quindi abbiamo deciso con gli amici di ripresentarci sempre, ogni anno, fino a quanto ce la faremo. Abbiamo cercato di presentare con Grigio Argento, raccontare una storia, raccontare un viola, non solo come il colore manifesto di una violenza sulle donne nel proprio corpo, ma di raccontare quel viola che è anche passione, amore, vitalità che c'ha ogni donna, mettendolo in una chiave un po' più positiva. Speriamo vi piaccia. Impavdi, Grigio Argento. Si ricorda
ricordo quando eri, lo ricordo fosse ieri, quello spirito che avevi. Mi difendevi se qualcuno osava spingermi sul muro e scambettarmi di sicuro. Ma che tipa che sei stata, ti guardavo e mi sentivo sicuro per davvero. Poi guardavo e riguardavo i tuoi capelli gialli, rossi e un po' di trucco. Sei sempre stata il mio guerriero, sempre forte e inamovibile, e lo sguardo sempre fiero. Quanto tempo è passato, vorrei vivere quei giorni per rivivere quel che eri. Ma che tipa che sei stata, ti guardavo e mi sentivo sicuro per davvero. Poi guardavo e riguardavo i tuoi capelli neri, ricci un po' di trucco. Ricorda sempre ciò che eri e sempre lo sarai, forte e fiera come ieri ma oggi più che mai. Rispondi duro a tutti i pugni che ricevuto hai, alza lo sguardo, alza la guardia, non mollare mai. Vada come vada, tu sorridi e vai per la tua strada. Oggi guardo e riguardo i tuoi capelli, grigio, argento e un po' di trucco. Grazie. Ciao. Che è successo, ragazzi? Caspita, bello però, complimenti. E vuol dire che avete lasciato il segno anche prima. Il titolo era Grigio Argento, non l'abbiamo detto prima, mi sembra. Sì, l'ho detto. L'hai detto, sono stato confuso. Grazie agli Impavdi. Bello, anche ritmicamente era bello. Si riesce, vedi, a parlare anche di temi importanti, ma dando anche ritmo alle canzoni. Adesso passiamo ad un gruppo davvero completamente diverso dai due che abbiamo visto e ascoltato fino adesso, le Gramigne. Io li chiamerei già sul palco, così nel mentre parlo un po' di questo. Un applauso, le Gramigne sul palco di Viola. Effettivamente questo è un gruppo molto particolare perché hanno delle inflessioni folk, samba, gypsy, ecco, è un gruppo davvero particolare musicalmente parlando, ma anche in quello di cui parlano nelle canzoni sono particolari, perché il loro, chiamiamolo così, motto, sottotitolo è Storie di uomini impiegati, servi e altri mostri della società contemporanea. Quindi si capisce loro di che cosa amano parlare, temi sociali anche e soprattutto della nostra società. Avete preso posto? Io volevo chiederti, Caterina, due parole su questo brano. Sì. Scritto apposta per il concorso, presumo. Sì, esatto. È stata l'occasione per poter parlare di un tema che purtroppo ci riguarda un po' tutti, anche trasversalmente. Abbiamo saputo da amici che c'era questo evento, abbiamo deciso di partecipare per approfittare per poter parlare di questo tema qua. Le Gramigne a Viola. L'odio mangi la tenerezza e poi resta soltanto un'amara tristezza. Lasciami, lasciami.
lasciami stare, non voglio più averti accanto così. Credimi, tutto era bello, il nostro amore è perfetto e fragile. Poi è nata la gelosia, quella sfiducia e tanta rabbia. Per quel che sono, per quel che sei, per quel che credo, cui aspiro, vorrei. Le Gramigne, grazie, grazie della vostra partecipazione. Mentre liberano il palco, chiamiamo il prossimo artista in gara. E come avete notato, gli organizzatori
e i membri della giuria hanno cercato di rappresentare vari generi all'interno del concorso. Infatti ne vedrete effettivamente tanti su questo palco. Adesso torniamo invece al genere pop melodico, però fatto più classicamente, cioè chitarra e voce. Quindi torniamo al primo genere che abbiamo visto su questo palco. Il turno di Marco Piras, che è reduce anche abbastanza da poco, recentemente, da un concorso vinto dove, ops, era presidente di giuria Mogol, così, giusto per gradire. Qua hai un altrettanto importante membro della giuria, che è Piero Marras. Vediamo oggi come andrà. Allora, io volevo chiederti proprio due cose, così, mentre riordiniamo un po' il palco, sul brano che hai portato qua in gara. Questa canzone che vi dedica, che vi presenterò stasera, è il bisogno che ho avuto io di scrivere questa storia, dove mi sono immedesimato in uno che ha commesso un femminicidio, e io penso che nella propria coscienza non esiste un pentimento, e io questo l'ho tradotto nella canzone. Grazie. Cioè, tu nella tua canzone immagini un pentimento? Sì, lo immagino. È impossibile non pentirsi di un atto del genere. Dici, speriamo sia così. Io spero che sulle coscienze di queste persone ci sia un pentimento. Marco Piras. Sì. Sei andata via di casa, hai litigato con i tuoi, sei andata via di casa, perché? E adesso sei rimasta sola senza amici, perché? E ti sei chiusa dentro, perché volevi che rimanevi tutta per me, e ti scioglievi i capelli per fare l'amore, perché? Era un modo per conquistarmi, per non scappare via da te. E senza dire parole ti concedevi, lasciando fare tutto a me. Non ho saputo apprezzare nemmeno la gioia di avermi fatto diventare padre. Ho affrontato la vita chiudendo in casa i problemi con te, e quando chiudevo la porta mi lasciava alle spalle tutto, perché era lei che dovevo aspettare, che dovevo capire, dovevo rispettare, e per i malumori eri sempre tu a pagare, scaricando su di te che dovevi subire, e infierire su di te senza difenderti da me. Non ho più il coraggio di guardare in faccia tuo padre e tua madre, mai avrebbero pensato che avrei potuto tradire. Credo meritavano questo, fiducia che mi hanno dato, dove l'ho messo? Le mie scuse non servono più, non serve più nemmeno il perdono. Togliersi la vita sarebbe solo un fatto di comodo. Uomo, mi hai considerato un uomo. Che cosa racconterò a mia figlia se non son degno di darle un cognome? Ora spero solo che ti assomigli. Adesso riposi in silenzio sotto l'ombra di un pino. Non meriterei nemmeno di portarti un fiore. Vorrei continuare a vivere per soffrire. È così che finisce un amore.
è così che finisce un amore. Grazie. Marco Piras, grazie, grazie mille. Lo ringraziamo anche per questa visione più positiva del problema, perché secondo me purtroppo è il contrario. Purtroppo invece molti di coloro i quali compiono queste azioni non si pentono, perché sennò sarebbe sempre l'ultima brutta parola, l'ultimo schiaffo, l'ultima brutta azione di ognuno di loro nei confronti di una donna, e così statisticamente non è. Quindi io ho paura che queste persone non abbiano raggiunto questo pentimento di cui parla, però è bello vederlo in questo modo, perché ci saranno tra di loro anche quelli che si sono pentiti. Allora auspichiamo che ragionino un po' più come Marco Piras in questa canzone e vedano tutto il marcio, tutto quello che c'è di negativo in quelle azioni che hanno compiuto. Continuiamo con la musica, come ho detto prima, a rappresentare tutti i generi, adesso anche giovani, giovanissimi anzi, ovvero i Scatola Nera, gli Scatola Nera. SM Fine creano questo gruppo insieme che si chiama appunto Scatola Nera, giovanissimi che rappresentano un genere diverso che parla sempre di temi sociali. Un applauso agli Scatola Nera, che parlano effettivamente di temi sociali come il genere dell'hip hop, che solitamente parla più, no, del ghetto, di quello che avviene nei quartieri, almeno questo vediamo abitualmente. Invece voi con l'hip hop avete scelto di parlare di un tema più diverso, inusuale rispetto al vostro genere. Voi debuttate nel 2016, quindi siete già giovanissimi, eppure già trattate temi così importanti. Sì, sì, perché è più importante trattare di questi temi che sprecare questa musica per parlare di cose futili. Bravo, esatto. E allora, poche parole, li sentiamo mentre cantano. Scatola Nera col tema, col nome del brano? Lei non parla. Lei non parla. Tiene tutto dentro, teme che la senta, crede che sia dietro. Sente che ha il fiato suono al collo ogni momento. Conosce la paura, ma lo tiene segreto. SM. Nuovo giorno senza strada, sì. Sempre sola, lei non parla, non è la tipa che ti guarda. Lei è forte, sa che da sola può farcela, però lo pensa anche se non lo dice, sì. Vuole qualcuno al suo fianco che la stringa forte ad ogni singolo abbraccio. Giorno uno lei lo trova, sì. All'apparenza sembra un tipo tranquillo. Le promette ogni sorta di cosa che la proteggerà da ogni male, che le starà sempre accanto. Con ogni forza e tanto amore, come un cavaliere perfetto di un tempo passato. Primo mese stanno bene insieme, secondo mese inizierà a convivere. Terzo mese lei vive un paradiso dove splende sempre solo il sole. Però lui comincia ad urlare già dal mattino. Siamo al sesto mese, a lei comincia a mancare la voce. Lei lo vede ma non lo riconosce, sì. Pensa che lui sia cambiato, ma queste urla diventano come pane quotidiano. Lei ha paura, comincia a pensare che non ci saranno. Non sa che fare, sta diventando un problema riuscire a stare lontano. Tiene tutto dentro, teme che la senta, crede che sia dietro. Sente che ha il fiato suono nel collo ogni momento. Conosce la paura ma lo tiene segreto. Lei non parla, sì. No, non lo fa, no. Teme tutto quanto, teme che lui tornerà. Sì. Lei non parla, no. Lei non parlerà. Nuovo giorno sveglia, occhi rossi per il pianto. Lo sguardo è sulle braccia, vede lividi anche altro. Si chiede come ha fatto anche stavolta a perdonarlo. Forse per paura, ma è meglio allontanarlo. Non vuole abbandonarlo, lei sa di che è capace. Si ricorda molto bene di quei segni sulle guance, di tutte le minacce, delle violenze in pubblico e la gente che tace. Ma questo non le piace, non è quello che sognava. Un rapporto più sincero dove lui non la picchiava. E quando minacciava, le sperava che passasse. Ma quando cominciava lei credeva l'ammazzasse. E questo non è facile per una donna sola, in preda ad un fottuto cane senza museruola, che sotto le lenzuola la usa come oggetto. Ancora e ancora, ma dimmi cos'è questo? Un mostro! Lei non parla, tiene tutto dentro, teme che la senta, crede che sia dietro. Sente che ha il piatto suono nel collo ogni momento. Conosce la paura ma lo tiene segreto. Lei non parla, no, non lo fa. Teme tutto quanto, teme che lui tornerà. Lei non parla, no. Lei non parlerà. Tic tac, come passa il tempo. Tic tac,
lei sul letto. Guance rosse, piovono lacrime dall'interno. Ne ha il corpo pieno, sì. Tic tac, compra un biglietto. Vuole partire finché ne è il tempo. Ma quanto è lento il tempo, quando la paura attacca ogni momento. Ma quante ne senti, sì. E quante ne ignori, sì. Di voci che volano, di storie e di orrori. Come pane quotidiano. Lei non parla, tiene tutto dentro, teme che la senta, crede che sia dietro, sente che ha il fiato suo nel collo ogni momento, conosce la paura ma lo tiene segreto. Lei non parla, sì. No, non lo fa, teme tutto quanto, teme che lui tornerà. Lei non parla, no, lei non parlerà. Grazie. Che pezzo, ragazzi! Scatola nera! Bravi, giovanissimi, ma un bel testo. Grazie mille ancora con l'applauso del Teatro Oriana Fallaci di Ozieri. A questo punto torniamo in casa. Qua non fosse altro perché sì, non so, sono di Ozieri, ecco, forse l'applauso sarà un po' più fragoroso, ma dobbiamo trattare gli ospiti e i cantanti come tutti gli altri. È il turno dei Sandalia. Ovviamente lo sapevo, ma ripeto solo per il fatto probabilmente che anche loro sono di qua e giocano in casa. Mentre prendono posto con gli strumenti, io volevo chiedere, Sara, tu sei propensa effettivamente a parlare di questi temi, tu fai l'educatrice di professione, quindi tutti i giorni ti misuri con queste tematiche, magari non questa nello specifico, però è del tuo quotidiano questa tematica. Certo, un po' per solidarietà per le colleghe che fanno questo lavoro sul territorio tutti i giorni. Era da tempo che volevamo presenziare, perché è un'iniziativa che parte da Ozieri, come per altre cose culturali Ozieri a volte è avanti in queste cose, ci volevamo essere. Pensiamo che dalle cose piccole possa arrivare un messaggio veramente grande. E poi su questa questione ho sempre pensato una cosa: uscire dal silenzio. Il silenzio non giova. Qualsiasi persona, anche nel piccolo, magari ha potuto vivere anche una violenza psicologica, perché non esiste solo quella corporale. L'importante è parlare con un amico, con chi ci può dare un appoggio, perché già parlare vuol dire prendere coscienza di una condizione e poter aprire la porta per uscire. Infatti anche il sindaco all'inizio ha preso come dato positivo le chiamate numerose in Sardegna più che in altre regioni al 1522, forse è questo che stiamo stimolando, il parlarne. Quindi grazie anche a voi che parlate di questi temi. Per adesso li ascoltiamo all'interno del concorso Viola, il titolo del brano? Aurora. Aurora. Guardo il mondo ora, fuori il sole annuncia una nuova primavera, dolce aurora, sfiori una rosa e torni radiosa, radiosa. Como cadenas ligada, su mare esa guerra, intristas la canas. Como no apo più salenu, qua poginar a che lu, el vivere sa vida. Guardo il mondo ora, foglia d'autunno che vola, freddo inverno è passato, prendi una rosa, vestiti
libera. Libera, rimasta, sono grande, fiera. Brucia nel tuo inferno e voglia la tua pena. Uomo, cadena sfigata, su mare saverla, in trista Satanás. Como no ha più usare lui, proprio di dare te e vivere sa vita, libera da te. Libera che a prima, libera. Grazie. Grazie. I Sandalia a Viola, grazie mille della vostra partecipazione. E a questo punto arriviamo a Viso, Salvatore Satta. L'ho chiamato prima col suo nome d'arte perché probabilmente molti di voi lo conoscono, ben trovato Salvatore, come Viso. Viso che significa? Beh, in sassarese vuol dire ci sono, però fondamentalmente è un nome tecnico. Adesso non volevo fare troppo il filosofo, però naturalmente vuol dire Virtual Instrument Symphonic Orchestra. Suoni virtuali da orchestra sinfonica. Allora, lui riesce a fare tanto con la sua voce, col suo strumento, e infatti ha tratto ispirazione e insegnamento da alcuni dei più grandi, ad esempio numerose collaborazioni con Paolo Coniglio, che ha collaborato in tantissimi pezzi di Zucchero, e da altri. Due parole sul tuo precedente. Sì, ho fatto alcuni tour in fest con Mogol, quindi con canzoni che anche probabilmente adesso i Sandalia sono andati via col fratello di Daniele, abbiamo collaborato assieme per presentare dei pezzi là. Hanno riscosso un grande successo, quindi io allora ne approfitto per continuare, insomma, ecco. Allora, speriamo che questo vissuto l'hai messo tutto a disposizione in questo brano che si intitola? Guarda il sereno. Dopo un po' quello che è successo, magari probabilmente vedere un po' anche qualcosa di positivo, forse probabilmente, nonostante che ci vuole uno sforzo per fare una cosa del genere, però è sempre da tenere in considerazione questo. Quindi una visione più positiva nel brano di Salvatore. Nel mondo che vorrei.
non nasconderti mai. Non è possibile, non l'hai fatto mai. In questo mondo così inutile, senza di te, è da rifare, lo sai. Giocando tu con quell'angelo di Dio, correvi su e giù, corri tra le nuvole anche senza di noi. Non è possibile, indietro lo sai. Viso, bello, bello questo nome, mi rimarrà in testa. Grazie mille della tua partecipazione, grazie davvero. Adesso a me piacerebbe fare un po' di illuminazione sul pubblico, un po' di luce soffusa sul pubblico, per inquadrare, se me lo inquadri con le telecamere, Alessio, proprio qui sulla destra, l'ultima sedia qua sulla destra, e da questa parte io vorrei un applauso per il signore Mario Coloru. Perché adesso c'è in gara suo nipote, e con un nome così eccellente, signori, non potevo che partire da suo nonno. Allora, c'ha la musica ovviamente nel sangue, tanti sono ovviamente gli insegnamenti che gli avrà trasferito il nonno, li riporti tutti sulla tua chitarra e sul genere che fai, perché tu fai? Faccio una canzone in sardo, si chiama Sul clima serenada, l'ha fatta Mario Coloru, è una canzone d'amore, ho scelto questa perché l'amore è contro la violenza e quindi mi sembrava la più giusta. Quanto è prezioso questo trasferimento di testimone ai figli e nipoti, perché se non ci fosse questa passione che il nonno trasferisce da quando è piccolino su questo genere, su questa chitarra, probabilmente lui avrebbe intrapreso un'altra scelta, un altro genere. Quindi la tua presenza è importante anche per questo discorso di continuità di questo genere. E allora, su questo palco, Alessandro Coloru. Cosa è prima e dromende, solo Deo il la notte so cantende, solo a tie sul clima serenata,
e a berimi ancora s'avventana, proghiolde ancora vinattie, cudda hoge amorosa de ghie, e cantende s'antica vilonzana, non ti sia da de angustia su canto, sia boscia ad apparer tremende, ad essere chissà che me manchende, tra attesa dai gacchino de pianto, non ti pese mi vagre contento, non tacere se comente una die, ammenta su mi laso che a mie, conta iasi in donzi appuntamento. Cuda rosa su fiore delicato, chiabba iasa con su coro contento, e battende su mantessi dormento, de chiedai de trascurato, la notte su in noghe, sonni hende di arrivare a s'intento, dede chi coccada e s'apposento, fossi no con noche più s'ahoghe, drommi ancora sighere drommire, notti chide de una vrina dentro, resto deo in carrella con sammento, chi profida ma da sempre a seguire, buonanotte il lavoro cojada, dedeme restata una cosa, sa ventana serrada e una rosa, allizzata che i guscia serenata, allizzata che i guscia serenata. Grazie. Bravissimo il nonno, guardalo lì. Alessandro Coloru. Grazie. Allora io farei salire sul palco il presidente di giuria Ugo Spano e poi ho scritto in scaletta anche Antonio De Iara e Cristiano Becciu. Rimani Alessandro perché loro ti stanno per consegnare una menzione speciale e un premio, un riconoscimento speciale. Vuoi dirlo tu Antonio? Questo ragazzo si è presentato con una canzone che rappresenta una fetta grossa della storia musicale di Ozieri. La voce chiara di un giovane che canta senza impostazione, senza mire liriche, ma canta col cuore. Grazie. Grazie, è vero, speriamo, anzi sono sicuro che questo sarà soltanto l'inizio di questa nuova sezione del concorso, ovvero quella dedicata alle cover in lingua sarda, e questo è aperto insomma una grande fase di questo concorso. Grazie Alessandro, grazie mille. Mi metto qua in mezzo, Antonio, visto che siete qua sul palco, adesso voi dovrete ritirarvi per decretare il vincitore o i vincitori a seconda di quello che deciderete. Ero curioso di sapere che cosa giudicherete nel dettaglio. Allora, giudicheremo un po' tutti gli aspetti che caratterizzano una composizione musicale, quindi si partirà chiaramente dal testo, all'aspetto propriamente tecnicamente compositivo, al fatto dell'arrangiamento, quindi anche tutto l'ensemble strumentale, oppure anche comunque gli arrangiamenti anche per singolo strumento,
e poi per finire anche la presenza scenica. Esatto, questo è un aspetto che io mi ero dimenticato di dire all'inizio, perché è molto importante per la serietà di un concorso musicale come questo, ovvero che i giudici hanno sentito precedentemente le esibizioni dei cantanti e valutate in tutti gli aspetti, poi qua valutano anche questa ulteriore loro esibizione sul palco di fronte alla gente. Allora, adesso un applauso alla giuria, perché farà il giro, si riuniranno e cercheranno di dibattere e certo decretare il vincitore. Quindi grazie e buon lavoro, grazie Antonio. E quindi io non so dove vi riunirete, qua dietro probabilmente. Ah, grazie mille. E quindi allora, nell'attesa, io avrei il piacere di conoscere finalmente la testimonial di questo concorso che ho citato prima, ma che richiamo adesso, ovvero Claudia Aru. Mi piace presentarla con tutta questa enfasi, perché Claudia, oltre ad essere una musicista, una cantautrice, una grande artista, ha a cuore effettivamente il concorso Viola. Ma lei ha scritto proprio un pezzo su questo concorso che si chiama Viola. Sì, è un pezzo che è contenuto nel mio ultimo disco, o dovrei meglio dire scatoletta, perché io ho costruito una scatoletta rossa, tra l'altro, che contiene questo disco e questo brano. C'è anche un videoclip, se volete andare a vederlo, ed è un brano che sento per miliardi di ragioni nel profondo del cuore e che ho voluto presentare per il concorso. Ti devo rubare il microfono, perché credo il tuo sia questo. E allora avete capito di che cosa stiamo parlando? Viola, per intanto, ma non solo. Claudia Aru. Questo è il mio nome, Viola, è il nome di un colore. Tu forse non lo sai, ma ormai non mi chiamerai mai. Non c'è più, niente più, ecco già qui la fine. Viola, non porta mai fortuna. A volte fa paura. Quante volte ho perdonato, e se io non l'avessi fatto, forse io non sarei qui a chiedere aiuto. Viola, non deve essere amore. Viola, ricorda più il dolore. Che sono una madre, tu non sei mai stato un padre. Lascio qui i figli miei e mi do io
la colpa. Essere amore, Viola, è il marchio e la passione, ma nessuna tenerezza è io salvando l'apparenza. Se mai potessi tornare un po' indietro. Simone Soro! Il centro Lares è viva, viva Ozieri, viva voi e noi donne, viva noi! Quanto sei potente, pazzesco. Ora avete capito quello che intendevo dire all'inizio. Ecco perché mi riservavo di parlare a fondo di Claudia Aru ed ecco perché l'hanno scelta come testimone. Davvero sei perfetta. Grazie Claudia, grazie della vostra presenza, anche perché hanno fatto dei chilometri per essere qua. Adesso io, come avete visto, il Centro Lares e gli organizzatori hanno scelto di parlare di questo tema in tutte le sue sfaccettature, con tutti i generi musicali e non, su questo palco, una sorpresa. Più dei tramonti, più del volo di un uccello. La cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si mette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta, che uno dice è finita. No, non è mai finita per una donna. Una donna si rialza sempre, anche se non ci crede, anche se non vuole. Non parlo solo dei dolori immensi, di quelle ferite da mina antiuomo che ti fa la morte o la malattia. Parlo di te, che questo periodo non finisce più, che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un esame, peggio che a scuola. Te, implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo ti guarderà, deciderai se sei all'altezza o se ti devi condannare. Così ogni giorno, e questo noviziato non finisce mai, e sei tu che lo fai durare. Oppure parlo di te, che hai paura anche solo di dormirci con un uomo, che sei terrorizzata che una storia ti tolga l'aria, e non flirti con nessuno perché il terrore è che qualcuno si infiltri nella tua vita. Peggio, se ci rimani presa in mezzo tu, poi soffri come un cane. Sei stanca. C'è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare, che ti vuole cambiare o che devi cambiare tu per tenertelo stretto. Così ti stai coltivando la solitudine dentro casa. Eppure te la racconti. Te lo dici anche quando parli con le altre. Io sto bene così e sto meglio così. E il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere, ci hai abitato Natale e Pasqua. In quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima ed è passato tanto tempo e ne hai buttata talmente tanta di anima che un giorno cominci a cercarti dentro lo specchio perché non sai più chi sei diventata. Comunque sia andata, ora sei qui. E so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento. Dovunque fossi ci stavi stretta, nella tua storia, nel tuo lavoro e nella tua solitudine. Ed è stata crisi e hai pianto.
Dio, quando piangete. Avete una sorgente d'acqua nello stomaco. Hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro e sul motorino. Così, improvvisamente. Non potevi trattenerlo. E quella notte che hai preso la macchina e guidato per ore perché l'aria buia ti asciugasse le guance? E poi hai scavato, hai parlato. Quanto parlate, ragazze. Lacrime e parole. Per capire. Per tirare fuori una radice lunga 6 metri che dia un senso al tuo dolore. Perché faccio così? Com'è che ripeto sempre lo stesso schema? Sono forse pazza? Se lo sono chiesto tutte. E allora vai giù con la ruspa dentro la tua storia, a 2 a 4 mani, e saltano fuori migliaia di tasselli, un puzzle inestricabile. Ecco, è qui che inizia tutto, non lo sapevi? È da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così, scomposta in 1000 coriandoli, che ricomincerai. Perché una donna ricomincia comunque, ha dentro un istinto che la trascinerà sempre avanti. Ti servirà una strategia, dovrai inventarti una nuova forma per la tua nuova te, perché ti è toccato di conoscerti di nuovo, di presentarti a te stessa. Non puoi più essere quella di prima della ruspa. Non ti entusiasma, ti avvincerà lentamente. Innamorarsi di nuovo di se stessi o farlo per la prima volta è come un diesel. Parte piano, bisogna insistere, ma quando va, va in corsa. È un'avventura ricostruire se stesse, la più grande. Non importa da dove cominci, se dalla casa, dal colore delle tende o dal taglio di capelli. Vi ho sempre adorato, donne rinascita. Per questo meraviglioso mondo di gridare al mondo, sono nuova, con una gonna a fiori o con un fresco ricciolo biondo. Perché tutti devono capire e vedere, attenti, il cantiere è aperto, stiamo lavorando anche per voi, ma soprattutto per noi stesse. Più delle alberi, più del sole. Una donna in rinascita è la più grande meraviglia. Per chi la incontra è per se stessa. È la primavera novembre, quando meno te l'aspetti. Ci sono donne. E poi ci sono le donne donne. E quelle non devi provare a capirle, perché sarebbe una battaglia persa in partenza. Le devi prendere e basta. Devi prenderle e baciarle e non devi lasciare loro il tempo di pensare. Devi spazzare via con un abbraccio che toglie il fiato quelle paure che ti sapranno confidare una volta sola, una soltanto. Abbassa, bassissima voce, perché si vergognano delle proprie debolezze e dopo averle raccontate si tormentano in un'agonia lenta e silenziosa al pensiero che, scoprendo il fianco e mostrandosi umane, fragili e bisognose per un piccolo fottutissimo attimo, vedranno le tue spalle voltarsi e i tuoi passi allontanarsi. Perciò prendile e amale. Amale vestite, che a spogliarsi son brave tutte. Amale indifese e senza trucco, perché non sai quanto gli occhi di una donna possono trovare scudo dietro un velo di mascara. Amale, sapendo che non ne hanno bisogno, sanno bastare a se stesse. Ma appunto per questo sapranno amare te come nessuna prima di loro. Ma che bravi sono stati Nicola, Nicolò Tedde e Marta Salaris. In 2 poesie, prima di Jack Folla e poi di Alda Merini, questa poetessa che tu hai saputo ben interpretare con un linguaggio più giovane, poetessa così bistrattata, creduta pazza per tanti anni, eppure credo, senza paura di smentite, la più grande poetessa degli ultimi tempi, dei nostri tempi contemporanei, che tanto ha parlato di donne in questo modo. Grazie Nicolò, grazie Marta. Avete capito perché il Centro Lares poi ci ha tenuto, grazie, ci ha tenuto a fare... presenziare su questo palco anche e soprattutto i giovani, perché magari noi non ce lo immaginiamo, eppure anche loro, come avete sentito nel loro quotidiano, sentono e vivono di storie di violenza, magari anche solo psicologica, che però, signori, se cominciano da così presto è grave davvero, quindi esserne consapevoli e parlarne, come diceva Claudia, è davvero un grande risultato e una grande cosa, per cui la vostra presenza qui è importantissima al di là dello spettacolo, quindi fatevi voi un applauso, perché evidentemente la partecipazione è fondamentale, perché sennò di cosa parleremmo? A questo punto, come avete sentito all'inizio, oltre al premio in denaro, al vincitore verrà realizzato un videoclip.
E qua mi tiro in ballo perché sarò io con il mio staff a farlo, e qui è una grande sfida perché un videoclip con questa tematica è davvero stimolante, per cui è un bel premio per loro, ma un grande stimolo che ci offre il Centro Lares e gli organizzatori per parlare anche con le immagini. A questo punto, ah, eccoli qua, giuria, concorso musicale Viola sul palco, un applauso. Come avete visto è stata lunga, perché i generi musicali erano tanti, perché, come abbiamo detto, era una giuria di prestigio che discute anche delle finezze, e quindi è stata lunga la decisione. Io parlo con Antonio Degliara in rappresentanza, mi metto qua in mezzo insieme a Ignazio Perra, e abbiamo quindi il vincitore, ma prima del vincitore una menzione speciale di cui ci parla Ignazio Perra. Buonasera a tutti intanto. La giuria ha ritenuto opportuno proporre una menzione speciale a Marco Piras per l'originale scelta drammaturgica nella composizione del testo e per la particolare e funzionale vocalità esecutivo-interpretativa. Marco, puoi raggiungerci sul palco, perché virtualmente adesso ti attribuiamo questa menzione che poi però ti sarà spedita a casa con tanto di attestato di partecipazione. Stretta di mano di Marco Piras con tutti i giurati, perché effettivamente è una menzione importante. La vittoria di questa menzione effettivamente è un scalino importante nella tua carriera. Grazie mille. Stai sul palco anche con noi in attesa di proclamare e conoscere il vincitore. Prima c'è una sorpresa. Ai giovani rapper di Scatola Nera viene attribuita l'iscrizione alla prossima masterclass di rap della Scuola Civica del Monte Acuto, diretta dal maestro Ugo Spano. Primo premio assoluto per l'originalità del brano, la vocalità della solista e la varietà stilistica della composizione, con Tormento d'amore vincono le Gramigne. Anche loro sul palco, le Gramigne, per le foto di rito che io presumo tutti voi vogliate per i social, per gratificazione, per ricordo, insieme a questa prestigiosa giuria che ovviamente non si incontra tutti i giorni nel proprio cammino. Complimenti, davvero complimenti per questa vittoria, ve lo meritate, anche perché, come avevamo detto, loro sono abituati effettivamente a parlare di questi temi, questo lo era particolarmente, era molto difficoltoso scrivere un brano, ma l'hanno fatto in modo così informale, gioioso, originale, appunto, come ha detto il maestro Degliara. Piero, mi vuoi raggiungere qua, perché sapevo che ci tenevi a dire due parole a tutti i partecipanti. Non mi hanno costretto. No, io mi aspettavo un livello un po' amatoriale, invece qui siamo tra professionisti, cioè c'è gente che suona. Non... Io devo dire, c'è stato un bel imbarazzo, perché insomma, sia i gruppi sia i solisti, io non ho visto cose scandalose, no? Devo dire che il gruppo che ha vinto, se mi posso permettere, ma insomma ha vinto per forse per una originalità e poi per anche la coerenza forte col tema, devo dire anche per l'ensemble degli strumenti, anche se non ho sentito benissimo l'organetto, e qui faccio un appunto al fonico, che è anche il mio fonico, però glielo posso fare. Lo può fare, esatto. Puoi fare questo. E poi invece, per quanto riguarda Piras, Marco,
La cosa che abbiamo notato è che è stato l'unico a parlare in prima persona, cioè ci ha messo la faccia. Questo è un coraggio che secondo me tutti quelli che scrivono dovrebbero avere, perché parlare, tratteggiare la cosa come che fosse altro da sé è molto più semplice. Essendo l'argomento duro, lui è l'unico che l'ha affrontato di petto, e questo gli ha valso questa bella menzione. Okay. Grazie. Allora, ho preso il microfono inutilmente, pensavo di poter argomentare, invece ha detto tutto lui. E allora io a questo punto farei un applauso a tutti i partecipanti che ha ricevuto la menzione, i vincitore, i giurati tutti, Piero Marras che li rappresentava, e direi di far cantare e suonare le gramigne per un saluto. Grazie a tutti, all'anno prossimo. Lasciami, lasciami stare, non voglio più averti accanto così. Credimi, tutto era bello, il nostro amore è perfetto e fragile. Poi è nata la gelosia, quella sfiducia e tanta rabbia. Per quel che sono, per quel che sei, per quel che credo, cui aspiro, vorrei.